È stato catturato in Brasile Rocco Morabito, considerato uno dei 10 criminali più ricercati del mondo, trafficante di droga, evaso da una prigione uruguaiana nel giugno 2019. È stato arrestato nella stanza di un hotel in compagnia di un altro latitante, Vincenzo Pasquino. Quest'ultimo a febbraio aveva inviato una lettera al suo avvocato in cui diceva: «Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità e al mio arresto, ma in Brasile ho paura delle galere dove sta morendo tanta gente». Rocco Morabito era sfuggito all'arresto nel 1994 a Milano, era considerato agli inquirenti il re della cocaina per conto delle cosche calabresi. A partire dagli anni 90 ha organizzato il traffico di droga su grande scala tra il Brasile e l'Europa, con quantitativi tra i 500 e i 600 kg a viaggio. Condannato in contumacia a 28 anni di prigione per associazione a delinquere e traffico di droga, aveva fatto perdere le sue tracce fin quando nel 2017 in Uruguay non iscrive la figlia a scuola con il suo vero nome. Viene così arrestato in un hotel di Montevideo con documenti uruguaiani a nome di Francisco Capeletto. Nel giugno 2019 riesce a fuggire dalle carceri di Montevideo con una spettacolare evasione attraverso il tetto. Un grande successo collettivo, ha commentato il capo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. La fuga di Morabito, poco prima dell'estradizione in Italia, bruciava come una sconfitta. Ringraziamo chi ha lavorato con noi, i reparti dei carabinieri, la polizia brasiliana, quella uruguagia, il supporto di FBI e della DEA statunitensi e le procure distrettuali di Reggio Calabria e Torino.